Sono Takemura. Dobbiamo vederci. Vieni al Tongsteiner. E perché dovrei? Perché sono quello che ti ha salvato la vita. Non mi sono ancora ripreso. Non dopo tutto quello che è successo. E ci vorrà ancora del tempo. E allora, se vuoi continuare a vivere, devi rimetterti in piedi. La campana ha già suonato. Tongsteiner, ti aspetto. Siediti. Non hai un brutto aspetto. Quella volta in macchina non pensavo che ce l'avresti fatta. Perché mi hai aiutato? Mi servivi vivo. Questo non è cambiato. Riguarda il biochip? Per questo sono qui. Ho saputo che è danneggiato e irreparabile. Cercare di estrarlo sarebbe disastroso, fatale per te. Sembra che a Vic piaccia parlare. O che avrebbero potuto salvarti. Dovresti essergliene grato. Che cosa vuoi da me, di preciso? Tanto per cominciare, devi dirmi dove trovare Evelyn Parker. Evelyn, cosa ha a che fare con te? Ha avuto una relazione con Yorinobu Arasaka. Lei sa come arrivare a lui. Avevo già pensato di fare due chiacchiere con lei. Ha promesso di liberarmi dal chip. Non ci contare. Se ne sarà già andata molto lontano. Perché credi che sia scappata? Ho provato a cercarla, ma non l'ho trovata. Credo abbia coperto le sue tracce. Hai detto che Parker poteva aiutarti a rimuovere il relic. Lavora per una corporazione? Non ne ho idea. Evelyn sapeva molte cose sul relic. Aveva parecchie informazioni riservate. Il perché è un mistero, ma aveva quella scaltrezza tipica degli agenti corporativi. Conosci la categoria? E ho anch'io quella scaltrezza di cui parli? Sei stato scaricato insieme ai reietti all'improvviso. O te ne sei scordato? Mi dispiace non poterti aiutare. Non ho tempo da perdere. Per cui... aspetta. Ho bisogno di te. Yorinobu Arasaka deve rispondere del crimine di parricidio. Cerchi giustizia? A Night City? Cerco vendetta. Molto più comune qui. Ho alleati pronti a distruggere Yorinobu. Mi servono soltanto delle prove. E credi che si fideranno delle parole di un mercenario? Al momento non ho di meglio. E poi non conosco nessuno qui. Sono un fuggitivo. Sono braccato. E se rifiutassi? Allora ti dirò quali ricompense ti attendono se mi aiuterai. E quindi? Entriamo nel quartier generale dell'Arasaka e annunciamo a tutti che Yorinobu è l'assassino di Saburo? Organizzeremo un incontro con persone ragionevoli e un luogo neutrale. Useremo certe procedure per verificare la verità. Una macchina della verità, non se ne parla. Allora, un'altra opzione. Stai morendo. Non hai idea di come fare a salvarti. La colpa è di un chip, il relic, una tecnologia della Arasaka, tecnologia nota soltanto a loro. Questa corporazione potrà salvarti oppure farti sparire facilmente. Si tratta solo di avere alle spalle le persone giuste. Giochi politici. Di che tipo di persone parliamo esattamente? Persone che hanno a cuore l'Arasaka, gli preme. Persone interessate alla crescita stabile della corporazione. Persone come Anders Selman? Come conosci quel nome? Preparandomi per il colpo. Il relic è un progetto di Hellman, una sua creazione. Non è così, è una pedina. Stavo pensando a qualcuno di più potente.
Inoltre, Anders Hellman è fuggito dall'Arasaka e li ha traditi. Kojirako-sama. Dunque, Anako-sama, vorrei iniziare chiedendole... Fottuta feccia dell'Arasaka ovunque. Ehi, stavo ascoltando! Ma taci, sei l'unico che vuole vedere questa merda su quella troia corporativa. Che cosa hai detto? Mi hai sentito? Lascia stare, Takemura. Almeno uno di voi ha un po' di buon senso. L'ultima cosa che vogliamo è attirare l'attenzione. Mi dispiace, uno stupido riflesso. Grazie per l'offerta. Devo rifletterci su. Ti contatterò. Mi serve tempo. Tempo per organizzare. Potrai guadagnarci se mi aiuti. Tutto quello che ti chiedo è di non lasciare la città. Lasciarla? Perché dovrei? Mi serve aiuto e qui posso trovare le persone giuste. Qualcun altro che non sia uno specialista Arasaka? Non c'è nessuno, nessuna alternativa. In realtà abbiamo parlato di qualcuno. Con un po' di fortuna, rintraccerò Evelyn. Se non ti ha potuto aiutare in passato, non potrà nemmeno adesso. Onore tra ladri, mai sentito parlare? Sì, e l'ho trovato ironico, dato che i ladri non ne hanno. C'è solo il vero onore. Certo, vado a dire a Yorinobu Arasaka. Quella Parker non ti aiuterà. Fossi in te, comincerei a cercare un piano B. Anders Hellman mi ha inventato il Relic. Se voglio rimuoverlo, è il mio uomo. E se questo significa sfidare di nuovo l'Arasaka, così sia. Hellman ha abbandonato la compagnia. Ho passato molti giorni a cercarlo. E, come si dice, sparito dalla faccia della terra. Abbandonato? E dove è andato? L'ha reclutato un'altra corporazione. Da quel che so, ha agito da solo. È un tipo meticoloso. Ha pianificato bene e coperto le proprie tracce. Hai idea di dove sia andato? No. Vedo che ti sei dato da fare ultimamente. Non resterò seduto a far niente mentre posso cercare informazioni e prepararmi al peggio. In pratica è il tuo lavoro. Non più ora. Perché stai cercando Hellman? È stato lui ad avvertire Saburo-sama dei piani di Yorinobu. Conosceva bene entrambi. Sarebbe un testimone importante. Se li appendi per le code, i corporati squittiscono. Per giorni ho raccolto informazioni. Portavano tutte nello stesso luogo, il club chiamato Afterlife. Sono stato liquidato dalla regina dei Fixer, Rogue. Ti ha preso per un corporativo? No, mi ha visto come l'assassino di Saburo-sama. Rogue è ben informata. Sa buona parte di ciò che succede in città. Potresti chiederle di Hellman. Buona fortuna. Quella donna è esigente, cara e sgarbata. Non posso più restare qui. Senti, fa come vuoi. Cerca Parker, Hellman, chi ti pare. Io mi farò restituire qualche favore dai miei amici. Quando i miei contatti nella Arasaka vorranno ascoltarti, ti chiamerò. A presto, allora. Se per miracolo dovessi trovare Hellman, ti prego di informarmi. Io e lui abbiamo degli affari in sospeso. Sp-
Porcizia e ravioli riscaldati. Per certe cose Night City non cambia mai. L'Arasaka è sempre una macchina dispotica e il mondo è in rotta di collisione con il caos. Ma ehi, almeno Rogue è ancora viva. Sai che è un bel coraggio. Prima cerchi di uccidermi e ora vuoi essere mio amico, far finta che non sia successo niente. Lo sai che non serve alzare la voce per parlare con me? Che cazzo vuoi? Ho riflettuto su un po' di cazzate. Ho cambiato idea. Non voglio più ucciderti. Va a farti fottere, stronzo. Ehi, non è facile neppure per me. Tu ti sei svegliato in una discarica. Io nella tua testa, lottando con i tuoi pensieri e i tuoi ricordi. Credo che siamo pari. Ora ho guardato le cose da un altro punto di vista. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Potremmo iniziare con Rogue. Noi due ci conosciamo da secoli. Perché dovrei fidarmi di te? Spiegamelo di nuovo. Fidati, non fidarti. Non me ne frega un cazzo. È l'ultimo dei nostri problemi. Sei lo spirito del Natale passato, stronzo. Gli amici che avevi sono morti o così vecchi da non ricordare nulla. Johnny Silverhand è morto da leggenda, non si può dimenticare. Quindi conosci Rogue, e cosa dovrei dirle? Che ha un tumore parlante nel cervello che dice di essere il suo vecchio amico Johnny. Fidati, Rogue ha sentito cose ben più strane. Tanto tempo fa, quando non eri neanche un prurito nello scroto di tuo padre. Non devi convincermi, ho visto i tuoi ricordi. Che schifo. Rogue mi crederà, tu portaci solo all'Afterlife. Non c'è nessun noi. Io pensavo che fosse finita. Le cose non sono andate esattamente come previsto. Hai saputo del colpo, immagino. Devi aver parlato con Evelyn. Non ce n'è stato bisogno. Lo sa tutta la cazzo di città. Ascolta, devo trovare Evelyn. Non mi va proprio di parlare di lei. Sai cosa dove si trova? Detto? Dimenticala. Non te lo ripeterò. Judy, sei la mia unica speranza, l'unica pista che ho. Devo trovarla e so che puoi aiutarmi a farlo. E chi ti dice che voglio farlo? Possiamo vederci. Per favore, incontriamoci. Sei a Lizzie's. Ehi, non ti ho già visto da queste parti. Ho una buona memoria per le facce. Sei qui per svagarti? Sto cercando Evelyn Parker. Sai dove posso trovarla? Veniva spesso, ma è un po' che non la vedo. Devo parlare con Punch and Judy. È qui da voi. Scendi le scale. Avverto Judy che stai arrivando. Ma che bel faccino che hai! Non hai niente di meglio da fare? Ehi, dove vai? Oh, non c'è niente da vedere qui. Smettila di mandarmi qui tutte le joy toy che incontro. Se ti piacciono tanto i randaggi, va a occuparti del tuo ospite. Suze, non abbiamo ancora finito. Sì, che abbiamo finito, cazzo. Non ti arrendi mai, eh? Non abbiamo più niente da dirci. Credevo di essere stata chiara. O forse sono stata poco diretta. Vi, sveglia. Di che stavate parlando? In questa città tutti vivono nella loro maledetta bolla.
O spicchi il volo o affondi nelle sabbie mobili. Sembra che Susie sappia cosa vuole. È il tuo capo? Sei venuto fino a qui per farmi domande sulle Mox. Ascolta, hai visto Evelyn? Devo parlarle. È importante. Perché cerchi un capro espiatorio per quel disastro che chiami colpo? Devo scoprire per chi lavorava. Tutto qui? Tutto qui. Judy, non devi preoccuparti. Non le farò del male. Non avrebbe senso. Bene. D'accordo. Evelyn è una doll. Lavorava al Clouds. L'indirizzo è sul porta sigarette sul mio tavolo. Prendilo e quando trovi Evelyn daglielo. Mega torre. Gran lusso. Aspetta. Fammi sapere come sta. Ok. Ti faccio uno squillo, ok? Grazie. Grazie, Vi. Una doll. Perché non mi stupisce? Sei un engramma in una mente morente. Niente dovrebbe più stupirti. Quindi facciamo un salto a questo Clouds? E perché no? Credi che mi sia svegliata con questo aspetto di punto in bianco? Questa è la vita. Hai da guardare. Se vuoi dire qualcosa, dillo. Lascia perdere Evelyn. Ammettilo. Sei qui per i virtù di Jude, vero? Roba di pregio, parola mia. Non c'è nessuno meglio di Judy. Taglia i virtù come se fossero diamanti. Puoi dirlo forte. Ehi, guarda. Mi chiamano Mr. Hans. Se cerchi lavoro a Pacifica, chiamami. Sono V. Ma come? Niente piacere di conoscerti. Sono davvero onorato di conoscerti. Se cerchi lavoro, chiamami. Ehi, guarda. Guarda che roba. Lo vedi anche tu, vero? Sono completamente pazzo o sto avendo un momento mistico? Com'è che si chiama quella tipa, quella con i capelli... Misti? No, credo più di avere un neurone fuori posto da far controllare a Victor. Magari chiedo entrambi. Sì, puoi parlare. È importante. Cosa è importante? Potrei aver trovato una soluzione al problema che condividiamo. Mi sono messo in contatto con un vecchio amico della Rasaka. È qui a Night City. Ha contatti con certe persone influenti. Vecchio amico, contatti con persone influenti. Perché tutto questo mistero? Vieni al punto. Ti avevo detto che avrei pensato a varie opzioni, usato alle volte. Ho organizzato un incontro, io, te e questo mio amico. Devi dirmi quello che hai detto a me, la verità sugli eventi del Complici Plaza. Non credo che lo convincerai facilmente, ma è un inizio. Sai meglio di chiunque altro che Night City mette alla prova le persone, anche i vecchi amici. Sei sicuro di lui? Ti fidi? Abbiamo avuto l'opportunità di ucciderci a vicenda più di una volta. Sì, mi fido di lui. Va bene. Dove e quando? Japantown, dopo il tramonto. Ti mando la posizione precisa. Ci vediamo lì.
Quanto tempo. Wakako Okada, la dama della tenuta di Westbrook. Quando hai un momento passa a trovarmi. Dobbiamo sistemare le cose per Sandra Dorsey. Avete fatto un ottimo lavoro, tu e quel tuo amico. A presto. Ho saputo che ieri hai fatto gli sconti. Finirai per farti fottere in un modo o nell'altro. Scommettiamo. Cosa mi sono perso stavolta? Illuminami. La tipa della Brain Dance nasconde qualcosa. Non è un caso che abbiamo già visto due Tiger Claws. L'edificio deve appartenere a loro. La Arasaka e i Tiger Claws sono in combutta. Interessante. Tutti i corporativi giocano sporco, ma le strade sono più sporche di loro. Così i corporativi le lasciano alle gang. Non vogliono sporcarsi il completo. No, voglio dire, se Evelyn voleva sparire, specialmente dalla Rasaka, poteva fare di meglio. È una situazione davvero di merda. Pronta a incularci. Vedo che qualcuno è di buon umore. Non capita tutti i giorni che un tizio mezzo lobotomizzato mi trascini in un bordello a inseguire farfalle. Quindi mi sto divertendo un sacco. Credi che Judy stia mentendo? Perché? Una cosetta chiamata intuito, V. Mai sentita? Oh, quindi stai soltanto sparando cazzate. Capisco. Con le notizie locali. La violenza imperversa ancora nelle Badlands. Se prendi una bambola gonfiabile ti scopri tutti. Benvenuto al Klaus. Qui sappiamo che cosa sta cercando. Le dispiace collegarsi al terminale? Quindi, come funziona? Un algoritmo guida le funzioni motorie della doll. Prende i dati del suo profilo e li trasforma in esperienze in tempo reale. Il limitatore mnemonico del chip comportamentale della doll blocca ogni accesso alla sessione. Quindi non resterà traccia dell'incontro? Beh, potrei dire di sì, ma ciò lo priverebbe di mistero e suspense, non crede? Una volta lì dentro, sarà lei a decidere quanto rischiare. Stai dicendo che non è pericoloso, ma che c'è qualche rischio. In un certo senso. Una cosa è sicura. Non si può mai sapere cosa aspettarsi. Ok, la cosa mi incuriosisce. Come fai a sapere che cosa sto cercando? Il Klaus sa sempre tutto. Noi troviamo i suoi più profondi desideri. Soddisferemo i suoi bisogni. E molto di più. Meno non è una parola che usiamo qui. Sto cercando Evelyn Parker. Lavora qui. Mi dia un attimo. Al momento Evelyn non è disponibile. Devo vederla. È importante. L'algoritmo non sbaglia. Mi creda. Sceglierà una doll che la delizierà. Le nostre doll possono cambiare in tempo reale colore di capelli e occhi come preferisce. Voglio solo parlare con lei, nient'altro. La prego, non deve preoccuparsi. La doll parlerà con lei di tutto quello che desidera. Per favore, si connetta. Oh, scusa, ha detto qualcosa di utile? Fanculo il menù, molliamo questa cameriera e portiamo un ordine speciale dritto allo chef. Che vuoi dire?
Voglio dire che entrerai come cliente tenendo un basso profilo. Nascondono le loro carte? Bene, noi giochiamo alle nostre regole. D'accordo, facciamolo. Questa sarà una sessione dal vivo, quindi gli eventi potrebbero prendere una piega imprevista. Ma se anche dovesse sentirsi a disagio, non la interrompa. Si perderebbe qualcosa di incredibile. Se non si sente pronto a continuare, può interrompere immediatamente la sessione. Segue una parola d'ordine. Samurai. E salvata. Ora abbia un attimo di pazienza. Sto scansionando il suo profilo personale. Tra poco dovrebbe vedere le doll compatibili. Due risultati. Interessante. È una cosa normale o... Chi può dire cos'è normale? È evidente che lei è una persona dai gusti unici. Ma ci penserà il sistema. Allora chi preferisce? Angel o Sky? Preferisco Sky. Non avrei potuto scegliere di meglio. Resta solo il pagamento. E poi potrà avventurarsi nel Clouds. Ecco a te. E... pagamento confermato. L'intero piano è a sua disposizione, se prima desidera rilassarsi. Sky la aspetta nella cabina 9. Si disconnetta pure. A posto. Qui al Clouds non sono permesse le armi. La prego di lasciare qui con me tutti gli oggetti pericolosi. Solo due donne aprirebbero le gambe per te. Che tristezza. Vaffanculo, Johnny. All'interno non avrà bisogno di armi. Grazie. Speriamo che si goda la sua visita. Sembri un vero pervertito, lo sai? Avrei avuto più scelta se non avessi un certo parassita nel cervello. Sono Sky e tu devi essere Vincent. V, soltanto V. Solo le persone che mi conoscono bene usano il mio vero nome. Ok, V allora. Oh, si prospetta interessante. Allora V, stai morendo. Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. Lavorava qui. La conosci? Sai dov'è? Ti servono risposte, è chiaro. Ma non quelle di cui pensi di aver bisogno. Ti ho fatto una semplice domanda. Evelyn Parker non è la cosa più importante che stai cercando, vero? Avverto la tua paura. Hai paura di qualcos'altro. Rispondi alla mia domanda, dimmi dov'è Evelyn. Non ho tempo per un dibattito. Perché il manager dice che non lavora più qui? Quando è passata di qui l'ultima volta? Sai qualcosa? Evelyn aveva una sua storia prima che incontrasse la tua. Ma so che la troverai. Ottieni sempre quello che vuoi. Continuerai a parlare per indovinelli, eh? Non posso aiutarti se non vuoi essere aiutato. Che altro mi aspetta? Meditazione? Più o meno. Mettimi alla prova. Dicevano che qui avrei soddisfatto i miei desideri più reconditi. Non mi aspettavo questo. Quando i veri desideri restano irrealizzati, diventano necessità. Siamo qui per raggiungerli. Siamo qui per andare oltre. Quindi quale sarebbe la mia necessità? Accettare il fatto che sei morto e lasciartelo alle spalle.
Accettarlo, certo. Mi raggomitolerò in un angolo e aspetterò qualunque cosa debba arrivare. Mi stai dicendo di arrendermi? Sei spaventato perché hai rinunciato ai tuoi sogni. Che ne è stato del diventare il migliore di tutta Night City? Voglio ancora diventarlo. Non mi sono mai arreso. Ma le probabilità sono piuttosto scarse. Volevo solo che il mondo sapesse che esistevo. Non chiedevo altro. Invece di un sogno, stai vivendo un incubo. Hai paura di finire cancellato, come se non fossi mai esistito. O è solo la paura di diventare qualcuno diverso da te? Quelli che ho perso vivono nei miei pensieri. Ed è questo che sarò. Un ricordo. O magari solo una voce fastidiosa nella testa di un altro. Non vedi la morte come distruzione, come la fine, ma come un cambiamento. Questo pensiero potrebbe salvarti la vita. Ho paura di diventare qualcun altro. Di dimenticare chi sono. Stai già diventando qualcun altro. Ogni secondo che passa. Eppure sento un legame tra chi ero e chi sto diventando. Quello di cui hai davvero paura è diventare qualcuno che non riconoscerai affatto. E adesso? Adesso scoprirai che cosa devi fare. Cioè? Vuoi dirmelo? In vita tua non sei mai arretrato di fronte a nulla, anche quando avresti dovuto. Ti muovi per Night City sapendo che un proiettile vagante potrebbe ucciderti mentre prendi un taxi. Ma questo non ti ha mai impedito di agire, di andare dove dovevi. E non ti fermerà ora. Ma come faccio con tutti questi cambiamenti? Li stai già facendo. Hai fatto la differenza. In questo mondo, tutto è in costante mutamento per diventare qualcos'altro. Tu compreso. Non guardarti mai indietro. Se devi uccidere, uccidi. Se devi radere al suolo il mondo, fallo. Grazie, per tutto questo. Non ho neanche voglia di alzarmi. Come tutti. Ma ogni cosa ha una fine. Samurai. Che cosa succede? Quella cosa mi ha sbattuto fuori! Devo parlarti. Parlarmi? Hai tirato il freno d'emergenza e mi hai strappata fuori solo per parlare? Cos'è successo? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Evelyn Parker, che cosa sai di lei? Non molto. Qui tutti hanno la loro cabina, i loro problemi e la loro vita. È un ecosistema fragile. A quelli come te piace fare irruzione, violare il sistema e cambiarlo. Beh, no. Devi aiutarmi. Ti prego. Ascolta. Potrebbe essere nei guai. Voglio solo parlarle, scoprire se sta bene. Se non l'hai notato, quello delle doll non è il lavoro più sicuro del mondo. Un giorno ci sei, quello dopo no. E magari sei bella e sepolta. È successo qualcosa di insolito qui ultimamente? D'accordo. Ho sentito dire che un cliente l'ha conciata male. Ma non so altro. Queste stronzate capitano molto più spesso di quanto si voglia ammettere. Dovresti chiedere a Tom. Quei due erano inseparabili. Chiacchieravano per ore e ore. Un cliente l'ha assalita? Credo. Non so, è stato un gran casino. La sicurezza ha gestito la cosa.
insabbiando tutto. Qui non si va in giro a fare domande. Meglio non vedere, non sentire e tenere la testa bassa. Dov'è successo? Nella sua cabina. Te l'ho detto, era con un cliente. Vuoi dirmi il numero o ti devo pregare? 11. Quella cabina è occupata ora? No, credo sia fuori uso da allora. Devo entrare in quella cabina. Ah sì? Per fare cosa? Non sono affari tuoi. Puoi aprirla o no? Certo, ma poi mi lascerai in pace. Per sempre. Parla con Tom. Chi è Tom? Una doll come noi. Cosa pensavi? Una star dell'XBD? Dove lo trovo? Nell'area VIP. Cabina 2, credo. Grazie. Vedi? Dopotutto ti sei rivelata utile. Non posso entrare! Che significa? Sono qui tutte le cazzo di settimane! Non è autorizzato ad accedere all'area VIP. Oh, sì che lo sono! No, signore, non lo è. Se... Merda! Te la sono quasi fatta addosso. Ma che cazzo! Diamo un'occhiata, ti va? Sangue. Fresco, non tanto. Direi una ferita, non un'uccisione. Situazione del cazzo! Beh, non è stato il cliente a perdere la testa. È stata colpita da qualcosa. Che ne pensi? Cyberpsicosi? Folle, ma
potrebbe essere stata hackerata da remoto. Un netrunner? Strano. Rilassati, non sei nei guai. Voglio solo parlarti un attimo. Ho sentito dire che tu ed Evelyn andate d'accordo, è vero? Sì, ci conosciamo da tempo. Siamo sempre stati amici. Perché me lo chiedi? Dov'è Evelyn? Devo parlarle urgentemente, è importante. Sei incazzato con lei, per caso? No! Allora sai dov'è o no? Non è qui. Ho provato a chiamarla più volte, nessuna risposta. Ho sentito dire che stava installando una nuova faccia in una clinica di Osaka. No, no, Oslo, sì, esatto. Osaka o Oslo? Quale delle due? Oslo. Sì, sicuramente Oslo. Evelyn ti ha detto personalmente che partiva? No, ma non è venuta al lavoro. Non rispondeva, così ho chiesto a Woodman che stava succedendo. Mi ha risposto che era partita, come ti ho detto. Dove trovo questo Woodman? Probabilmente nell'ufficio sul retro. Woodman, chi è? Il signor Forrest, ma tutti lo chiamano Woodman. Non ho mai capito perché. Ok, il signor Forrest allora, chi è? È il nostro custode, diciamo. Trova nuovi talenti, si occupa delle situazioni difficili. Chissà se Woodman può fare finalmente chiarezza su questa storia di merda. Non ci resta che sperare. Le teste vuote in queste doll. Ah, ecco cosa dovrebbero sostituire.
chi sei? Che cosa vuoi? Calma, rilassati. Cerco una ragazza. Rilassati? Davvero molto ironico, detto da uno che ha massacrato tutti per arrivare fin qui. Le cose mi sono sfuggite di mano, lo ammetto. Ma se collabori, nessun altro si farà male. Io non tratto con i terroristi. Delle cazzate. Così non mi aiuti. E adesso? Beh, perché non cerchi la verità nei suoi occhi senza vita? Oppure nel suo deck? Potrebbe funzionare. L'ha venduta a un bisturi? Il chip era andato. Forse l'ha mandata a riparare. Un bisturi di nome Fingers in un vicolo per prostitute. Sembra il paradiso delle Joy Toy. Siete coglioni! Automove! Se vieni fuori non ti faremo del male. Promesso!
tenuta a restituirle le armi, anche se preferirei non farlo. Ottimo lavoro. Hai mai pensato di entrare nel corpo diplomatico? Non ho tempo per assecondare tutti. Te lo concedo. Certo, perché tu avresti sganciato una bomba termonucleare su questo locale. Non ho bisogno di esagerare. Uso altri metodi. Ma una cosa è certa. I Claws non lo dimenticheranno. Credi che ce l'abbia Fingers? Che la troveremo lì. Se potessi prevedere il futuro, ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a un morto che cammina. Non lo Avevi un piano, ci hai provato, hai fallito. In questo momento non mi sembri nelle condizioni di trovare Elma. No, merda! Ma che cazzo è? Cristo, che cazzo vuoi da me? Ci stiamo mettendo troppo. Creperemo prima di scoprire come tirare fuori il chip. Mi volevi morto. L'hai detto anche tu. Pensavo di aver chiarito a sufficienza che ho cambiato idea. Adesso ti voglio vivo. Te l'ho già chiesto. Che cazzo vuoi da me? Ho pescato una carta, esci gratis di prigione. Sarei un idiota a non approfittarne. Vedi, tra me e Lara Saga c'è un conto in sospeso da 50 anni. E vorrei saldarlo. È per questo motivo che mi servi. È un onore, in realtà. Non sono mai stato reclutato prima dai terroristi. So un po' di cose. Tipo come salvarti la vita e con chi parlare per farlo. Tutti liberi del chip e io distruggo la Rasaka. E siamo tutti contenti. Ci serve il Soul Killer. E lo troveremo nel Mikoshi. Lo sai che sei irritante come allucinazione. Forse devo solo E tu sei un cadavere ambulante. Forse devo solo aspettare che la tua coscienza scompaia e faccia spazio a me. Figlio di puttana! Ma ovviamente... ho deciso di aiutarti. Prima devo trovare una cosa, però. Inizia per M e ha 7 lettere. Mikoshi, che cos'è di preciso? Ok, partiamo dalle basi. Se sei connesso alla rete, la Rasaka può usare il Soul Killer e un IA per friggerti il cervello e intrappolarti la mente e l'anima. Riesci a seguire quello che dico? Sì, ho visto i tuoi ricordi. Ti hanno proprio fatto la festa. Ok, forse dovremmo chiarire qualche punto, ma ci arriveremo. Comunque, quando il Soul Killer ti frigge, ti bolle, ti cuoce, tu muori. Ma quello che hai nella mente viene prima copiato in un engramma. Certo, è così che sei diventato un costrutto. Esatto. Ascolta, è dal Mikoshi che agisce il Soul Killer. Ed è lì che imprigiona gli engrammi delle sue vittime. Ancora non capisco cosa c'entri il Mikoshi col mio problema. Beh, non brilli certo per acume.
50 anni fa, esperimenti sulla mente umana. Il Mikoshi era l'unico posto al mondo dove facevano cose del genere. E penso che lo sia ancora. Fidati, tutte le strade portano lì. È lì che risolveremo i nostri problemi. Tu il tuo, io il mio. Ehi, come pensi di annientare l'Arasaka stavolta? Hai un'altra atomica nel cassetto. Stavolta la bomba si chiama Alt Cunningham. E dovrei sapere chi è. Non ancora, ma lo saprai quando troveremo quello che ci serve. Adesso non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo entrare nel Mikoshi. Te l'avevo promesso, no? Prometterlo è una cosa, mantenerlo è un'altra. Allora, hai scoperto qualcosa? Evelyn non è più al Cloud. Il suo chip comportamentale era danneggiato. A quanto pare l'hanno portata da un bisturi di nome Fingers. Oh, merda. Sai dove posso trovare questo Fingers? Sì, gestisce una piccola clinica a Jig Jig Street. Cazzo, vi circolano brutte storie su quel tipo. Sto andando lì, per cercarla. Le avevo detto di stare alla larga dal Cloud. D'accordo, a dopo, vi.